Benvenuti alla 122esima festa del Redentore di Nuoro, ora in onda su Sardegna TV. La Sagra del Redentore è stata istituita all'inizio del Novecento, in occasione della collocazione della statua bronzea del Redentore sulla cima del Monte Ortobene. La statua del peso di 18 quintali e dell'altezza di 7 metri venne fusa a Napoli, la residenza dello scultore Vincenzo Lerace. Fu divisa in tre parti e trasferita a Cagliari. Poi fu condotta a Nuoro con il treno della Compagnia Ferroviaria Reale, dove giunse il 19 agosto 1901. Fu trasportata sul Monte Ortobene con robusti carri a buoi messi a disposizione dai contadini nuoresi. La sfilata inizia con il passaggio del tradizionale carro trainato dai buoi. In passato questo carro ha portato la statua del Cristo Redentore, Principe della Pace, nella sfilata cittadina, poi in processione fino al Monte Ortobene. Il coro di Nuoro, diretto da Francesco Mele, è una delle formazioni storiche della città, protagonista del movimento musicale nuorese degli anni 50, fondato a Nuoro nel 1952 da un gruppo di giovani appassionati del canto popolare e delle tradizioni di Nuoro. L'Associazione Folcloristica Santu Predu di Nuoro nasce nel 1973 su iniziativa di un gruppo di giovani cultori di tradizioni sarde e nuoresi nello specifico. Santu Predu è il nome dell'antico nucleo della città, dal quale si sviluppò poi il villaggio medievale di Nuoro. Oggi è il rione storico nel quale il sodalizio ha la sede sociale sin dalla sua fondazione, immagine e testimonianza di un saldo attaccamento alle proprie radici. Thank you.
l'associazione culturale Gruppo Folk Orto Bene riprende il nome del monte più caro ai nuoresi, dove svetta la statua del Cristo Redentore. Il Gruppo Orto Bene è una delle associazioni storiche della città e comprende sia il gruppo di ballo che il coro polifonico. La sua attività inizia nel 1966, proprio con la festa del Redentore, dove ottiene un particolare successo. Nell'abbigliamento femminile festivo, un fazzoletto di tibet di lana marrone ha sostituito la benda bianca. Il grembiule è del tutto smesso. Il giubbetto si porta sopra il corpetto. La gonna è prevalentemente di panno marrone impreziosita da una balza di velluto blu. Il vestiario è composto da fazzoletto come capo, benda, corpetto alla sopra, indossato sopra un giubbetto, zippone, camicia, camisa o linza di tela bianca, grembiule, franda, gonna d'orbace, tunica.
La benda è costituita da una striscia di tessuto di lino o di cotone larga circa 20 cm e di lunghezza tale da coprire abbondantemente le spalle dopo averla cinta per due volte intorno al capo. L'orlo semplicissimo era privo di festoni, smerli o ricami. Associazione culturale Nostra Signora di Monserrato. Nella sub-regione Ogliastrina, territorio di incantevole bellezza nel versante orientale della Sardegna, tra le cime del Gennargentu e il mare, si trova Quarisalto. Le differenti tipologie del bestiario variese si riferiscono ai modelli in uso alla fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. L'abito femminile riporta un tipo di gonna a campana con varie fogge e colori, ma tutte caratterizzate da pieghe del tessuto rivolte verso una piega centrale. Anche il giubbino è confezionato con differenti stoffe e cromatismi. Scialli e fazzoletti in seta o scialli in tibet di lana hanno lunghe frange a nodini e coprono il capo delle donne. Volotana, associazione culturale e folclorica su Eortanis. Il pittoresco borgo sulla catena del Margine si affaccia su una rigogliosa località montana detta Ortakis, ricca di boschi e sorgenti. Lana e velluto sono le stoffe che compongono l'austero vestiario giornaliero bolotanese, detto suefitiano, interessante proprio per la sua modesta semplicità. Anche l'abbigliamento della sposa o di gala è molto semplice e viene arricchito principalmente dai pregevoli ricami di vistosi motivi floreali nel fazzoletto e sul busto. Gruppo folk Burgos. Piccolo centro del Goceano di circa 1200 abitanti è dominato dalle imponenti rovine del castello di Burgos, edificato da Gonario di Torres nel 1129. L'abito tradizionale femminile si compone di numerosi elementi ed è ricco di elaborati ricami. Tra quelli di maggiore interesse troviamo il copricapo a benda in tela bianca, su mocadore, in cui viene posato il fazzoletto, satiazzola, fissato da diverse spille secondo un'antica tecnica. Su due camicie sovrapposte, sagamisola e sagamisa, si indossa il corpetto o un bustino di panno. Samunnenda è la gonna di orbace in seta ed è coperta nella parte anteriore da safardita, il grembiule di seta. Ricami e preziosi bottoni in filigrana d'oro e diversi monili completano il vestiario. Gruppo folk di Scanzi. Nella ricostruzione dell'abbinamento femminile sono presenti gli ampi scialli sotto i quali la piccola cuffia modella la geometria del capo. Sotto gli scialli si intravedono i veli di pizzo bianco ornati di ricami con motivi tradizionali. La gonna nera con ampie balze decorate con tessuti pregiati fa da contrasto alla mancanza delle calzature. Le donne più anziane indossano un fazzoletto scuro che scende lungo la parte posteriore fino a coprire le spalle. We'll be right back.
Uno splendido esempio del grande senso del colore è rappresentato da Trisolo, qui presente con l'associazione Gruppo Folk Sant'Antonio Amate. Sul capo, oltre alla piccola cuffietta in bando ricamato e variopinto che viene legata sotto il petto con alcuni nastri, le prioresse indossano un copricapo in seta nera ricamata con pendenti nudi. Associazione culturale Gruppo Folk Figurinas di Florinas. Nel Lago d'Oro, a 20 km da Sassari, nel periodo romano, si è sviluppata l'attività figurina, l'arte della lavorazione della ceramica, testimoniata dai numerosi resti di terriglia riapparsi nella zona. Il vestiario, ricostruito ricalcando fedelmente i moduli della zona di appartenenza, si compone di un interessante bustino, simbustu, stretto in vita da fettucce o nastri. Divertida a comare la raíz.
sull'abbigliamento tradizionale di Iglesias, l'antica villa di chiesa del periodo pisano, ci riportano alla fine del Settecento. Samantiglia e sontuoso copricapo femminile nel passato era indossato esclusivamente dalle donne appartenenti alla borghesia. È un manto di raso in seta bianco bordato da una larga fascia di raso azzurro, sotto la quale viene posto su moccadori bianco. Un ampio fazzoletto e il tulle hanno dato all'altezza del petto a indicare il legame con il proprio uomo. Associazione culturale e folclorica Ittiricannedu. Molti elementi dell'abbigliamento popolare itirese sono originali e risalgono agli inizi dell'Ottocento. Sono un autentico e prezioso documento etnografico. Tutta la comunità itirese è rappresentata negli elementi del vestiario, da quello giornaliero all'abito festivo, delle classi sociali più o meno abbienti. L'apparato vestimentario femminile di gala comprende una cuffia in raso di seta ricamata a motivi floreali, sulla quale è applicato il velo in tulle. Il corsetto in velluto con ricami in seta e filigrani sulle maniche viene indossato sopra sin busto, il bustino rigido con intelaiatura di palmanana rivestito in raso di seta e filigrana d'oro. Associazione Promozione Sociale Santo Cosimo e Damiano di Manoiada, antico centro medievale celebre per le sue attività pastorali, vinicole, casearie e artigianali, e per i Mamutones, la tragica maschera del carnevale manoiadino accompagnata da Isocatores, in un incedere cadenzato dove si scuotono grandi grappoli di campanacci secondo un antico e misterioso rituale. Il vestiario femminile si compone di diversi moduli di abbigliamento. Su stumani di lama, usato dalle classi sociali più addetti, è prevalentemente di colore marrone. La gonna in panno ha un grembiule ricamato in cambio e un ricamato o dipinto a motivi floreali. Su stumani di passata, abito delle popolane, è caratterizzato dal colore rosso del panno del giubbino, su gorintu, dal grembiule di forma trapezoidale ricamato e dipinto e da sobbucatore recramau, fazzoletto in lana marrone ricamato. Associazione culturale Nostra Senora Itri. Nell'undicesimo secolo, quando il paese di Mara assorbì la popolazione del vicino Calagonis, assunse il toponimo di Mara Calagonis. Molti degli elementi presenti nel vestiario tradizionale risalgono all'Ottocento. Si possono osservare differenti tipologie di abbigliamento dell'area del Campidano di Cagliari, come il vestiario anche di uso quotidiano, la cui gonna è caratterizzata con il tessuto a fitte pieghettature con le classiche righe di colore. Associazione Sosticao Onduso di Lì. L'abito femminile di mogolo festivo è stato ricostruito nelle due varianti principali, una con la gonna nera in orbace plissettata e decorata nella fascia inferiore da broccato di seta, l'altra con la gonna in bordatino con sottili righe rosse e blu. Sopra la gonna si pone un grembiule in seta operata bordato con pizzo. Il corsetto in broccato di seta è arricchito da elementi di passamaneria ed è legato frontalmente da una sottile fettuccia. Nule è un piccolo centro di circa 1500 abitanti nella zona interna del Goceano, noto principalmente per la produzione del tappeto artigianale con telaio verticale. L'abbigliamento femminile giornaliero viene chiamato semplicemente sugorito e prevede l'uso di una benda marrone, come copricapo invece a sadiazzola.
Corsetto in terziopelo e panno rosso. Tra i numerosi monili e gioielli, un'immancabile collana in corallo. Dell'abbigliamento maschile spicca il giubbino di panno rosso con ampie bordature in velluto in tessuto su raso e con sottili rifiniture di raso viola. Sia le camicie maschili sia quelle femminili sono caratteristiche per il colore azzurro col quale vengono tinte. Gruppo folk Balladores di Ollolai.
Nel vestiario femminile si riconosce il tipico bustino detto saspalas, che funge da reggiseno, e su cappiane, la curiosa cuffietta legata sotto il mento con appositi nastrini. I capelli sono raccolti a cornetti dietro la nuca, in un gioco di intrecci e legature che formano sogruine, una conciatura caratteristica del paese. Anche l'abbigliamento popolare di Oriferi si rifà ai moduli tipici del vestiario del nuorese. Le donne coprono il capo con la benna di colore di forma rettangolare lunga circa un metro che incornicia il volto. Ricami e laccetti caratterizzano le camicie coperte parzialmente da un corpetto di velluto con finissimi ricami e canutiglia dorata. La gonna è affittamente pieghettata in vita, dalla quale partono le pieghe sempre più larghe. Gruppo folk Orani. Il vestiario delle bambine o delle giovani donne è chiamato Suvisintru ed è composto da gonna d'orbace senza pieghettature. Il corpetto viene indossato sopra il giubbino. L'abbigliamento dell'uomo rispecchia i semplici canoni della zona d'appartenenza, con il giubbetto, soprassette, il velluto blu e bordature rosse. Alcuni uomini portano un cappotto di pelle marrone o nera, detto Sasperdes. Associazione culturale Gruppo Folk Santo Iacu di Orosei. Tra gli elementi del vestiario di gala femminile vi è il velo di tulle ricamato che poggia sopra il fazzoletto che raccoglie i capelli. La donna veste un bustino ridotto chiuso sotto il seno con un legaccio, su cui è indossato su zippone, una giacca di velluto bordata corta in vita e aperta sulla camicia di tela bianca lavorata ad ago. Associazione culturale Gruppo Folk San Nicola di Ortueri. Piccolo borgo di origine medievale, ha di recente ricostruito il principale modulo dell'abbigliamento popolare tradizionale in uso fino ai primi del secolo scorso. Il capo delle donne è coperto da un ampio scialle, caratterizzato da frange lunghe e fitte. Uno dei centri più caratteristici della Clona è Posilo, dominato dai resti del castello dei Malaspina del XIII secolo. L'abbigliamento tradizionale risale agli inizi del XIX secolo e trova la sua forma definitiva nel primo ventennio del Novecento, distinguendosi per la vivacità dei colori e per la ricchezza delle stoffe. In questa circostanza sono rappresentate differenti occasioni dell'uso del vestiario e le condizioni sociali delle donne che lo indossavano. L'abbigliamento della sposa, caratterizzato dalla presenza del maestoso copricapo, detto sagapitta, il velluto bordeaux, ornato dal candito raso ricamato con motivi floreali policromi, che riprende i medesimi motivi della gonna, quasi a voler avvolgere di morbida la stoffa tutta la figura femminile. Associazione culturale folcloristica Ammentos de Ossi Santo Bertolo. Con Ossi, un prezioso lavoro di recupero e ricostruzione ci riporta ai moduli del vestiario tipico nella regione storica del Logudoro. Il giubbetto della sposa è realizzato in velluto, impreziosito nelle maniche da ricami floreali e fili d'oro. Un velo di tulle maschera la scollatura della camicia e nasconde il vestito di seta bianca chiuso sul davanti con nastri di raso. Il grembiule di tulle copre sa culmenta, la gonna di panno orlata da un'alta balza di raso a chiaro decorato a fiori. Situato su di un pianoro granitico, avvolta alle falde del Gennargentu, ancora oggi conserva numerosi abiti originali della fine dell'Ottocento. Tra gli elementi di maggiore pregio del vestiario tradizionale femminile si nota la camicia, per via del complicato ricamo che la contraddistingue. Si tratta di una particolare tecnica, detta sul bastonetto. Complessivamente sobrio ed elegante, l'apparato vestimentiario locale in alcuni casi comprende il copricapo bianco in tulle, la gonna con la valza in velluto e una in seta e un prezioso zippone, il corpetto realizzato in broccato o velluto. Con sole sa vita mia, con sole 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 mia, con
Scialle con vizie e frange poggia sulla tipica acconciatura d'orgalese, detta soscurcos. Arricchiscono ulteriormente il vestiario popolare diversi gioielli in filigrana d'oro e d'argento, coralli e pietre preziose, e i monili scaramantici, frutto dell'antichissima tradizione orafa locale. Associazione folcloristica culturale Salvatore Manca di Cloaghe. L'abito femminile cloaghese è composto da un manto in vari tessuti che, uniti ai quattro lati, formano la caratteristica croce giallo-ocra. La camicia è in cotone con maniche pieghettate, il fazzoletto copriseno, finemente ricamato, il busto, realizzato in palma nana. La gonna è formata da tre parti ed è caratterizzata da una evidente sporgenza posteriore, sagrocera, e da due saccocce in panno o velluto nella parte superiore, mentre nella parte inferiore c'è una larga balza che variava a seconda del gusto personale. L'abbigliamento maschile si caratterizza per l'uso del corpetto di velluto di vari colori, sempre a seconda del gusto personale, e da un elegante capottino in orbace.
Di recente formazione, l'Associazione Folclorica di Pozzo Maggiore, paese particolarmente devoto a San Costantino, per il quale annualmente si corre l'Ardia a cavallo, ha effettuato la ricostruzione del vestiario locale, che si compone di una gonna di lana rosso scarlato con una caratteristica balza, la camicia in lino o cotone con le cani nei polsini e nel colletto, il sottile bustino e un giubbino impreziosito da ricami in seta, e infine una fila di bottoni d'argento sulle maniche. L'abito maschile prevede l'uso di un ampio corpetto di velluto nero e di un cappottino sul gabbano realizzato in orbace. Con i suoi 72.000 abitanti è la terza città della Sardegna. Il vestiario tradizionale rappresenta i moduli di quello in uso nella città cortese dal 700 fino ai primi del 900. Sovrastati da una piccola mantellina. Posti sul capo c'è una seconda antica tecnica, tramandata di madre in figlia. In passato si componeva di ben 12 fazzoletti, attualmente realizzato con solo 4 fazzoletti, denominati sumocadore de Iare, sumocadore de Rosas, sumantichetto e sumocadore de Don Moda. La parte anteriore della gonna è realizzata in orbace liscio, preziosita da coloratissimi ricami, mentre la parte posteriore ha delle fitte pieghe e numerose trine colorate. I ricami policromi in oro a motivi floreali arricchiscono sia il vestiario femminile che quello maschile. Sant'Antioco. Il santo martire patrono della Sardegna è il principale centro dell'isola omonima e conta circa 12.000 abitanti. Su vestiti dello strada, indossato dalle donne della borghesia agricola, è costituito dalla gonna a pieghe chiamata Savardetta de Mesugrana, di colore rosso, in tessuto d'orbace finissimo. Il grembiule nero e il fazzoletto ricamato stanno sopra. Caratteristica è l'ampia mantellina in lana color turchese indossata sul capo e chiamata Sovandicio e Corò. Associazione Gruppo Folk Monte Gonare di Sarule. Situato a 600 metri menti di altitudine e dominato dal boscoso monte condiviso col comune di Orani, in cui si trova il santuario di Nostra Signora di Gonare, fatto erigere nel 1200 da Gonario di Torres. Il vestiario tradizionale a Sarule prevede l'uso di 3 gonne, di cui 2 in orbace.
etichettature. Altro elemento di grande pregio è il corpetto arricchito da finissimi ricami e il copricapo delle donne adulte è formato da una lunga benda marrone spillata intorno al volto, mentre è bianca candida per le giovani donne, di colore nero per le vedove. Il vestiario maschile ricalca fedelmente i canoni del tipico abbigliamento della Barbagia. Centro di cultura sassarese, gruppo folk Città di Sassari. Sul capo si indossa una cuffia a sacco, di tessuto, sulla quale si ferma il velo rettangolare in batista di cotone candido o di tulle. Il busto rigido con la lasciatura fissa di nastro sulla schiena è ricoperto di damasco o broccato ed è chiuso sul davanti con una fettuccia. Associazione culturale folk Fedora Pulso. Importante comune di circa 30.000 abitanti che annualmente, la seconda domenica di settembre, celebra solennemente il rito nuziale dell'antico sposalizio Selarcino. In questa circostanza sono rappresentati alcune differenti tipologie di abbigliamento popolari, tra i quali su vestiti di Avodrau, cioè l'abbigliamento giornaliero. Singolarissimo e unico è il copricapo ottenuto con tre fazzoletti sovrapposti, su che una pezzuola di tessuto che raccoglie i capelli, sul quale viene messo un suelo, un velo, che lega su che fino a sotto la gola. Successivamente si applica un fazzoletto di lino bianco, ricamato con motivi floreali. Associazione culturale tradizioni popolari di Serramanna. Alla fine degli anni 70, su modelli di alcuni elementi autentici e ben conservati, è stato ricostruito parte dell'abbigliamento del paese, principalmente le tipologie in uso quotidianamente, che prevede l'utilizzo dell'ampio mucadori, il fazzoletto in cotone stampato, bordato con nastri in raso. Interessante è su rosso, il corpetto è imbroccato a fiorami policromi con piccole applicazioni di rosoni in stoffa. Associazione folcloristica culturale San Gemiliano di Sesto. L'abbigliamento sestese è quello tipico del Campidano di Cagliari, la gonna è in bordau, a righe verticali rosse e blu. Su gosso il gilet imbroccato e il grembiule sono realizzati con una particolare arricciatura detta a fruzzidura. Sul capo, oltre al turbante, sono fissati uno o più fazzoletti di seta operata. Alcune delle ampie maniche della camicia sono stirate e laminate al sonetto, che ricordano il mantice della fisarmonica o dell'organetto, o a carreganna, laminata a strisce verticali. Sì,
alcune famiglie settimesi hanno conservato il patrimonio autentico del vestiario di Settimo San Pietro, popolare in tutto l'Ottocento. La gonna di Abordau in cotone plissettato con le tipiche righe rosse e blu viene parzialmente coperta da sovane a nanti, il grembiule in seta. Sospenso è un giacchino in seta da pescata con lunghe maniche aderenti, riccamente ornato sul davanti che copre il corsetto imbroccato. Gruppo folcloristico Sindiese. La ricostruzione del vestiario popolare femminile di Sindia ci riporta la principale tipologia rinvenuta, che prevede l'uso del copricapo che si poggia su una cuffietta rossa ed è formato da un ampio fazzoletto decorato a motivi floreali che ricade sul punto. Le camicie sono spesso ben ricamate e ornate, i polsi vengono messi in evidenza e fuoriescono dal giubbino in velluto. La gonna dello stesso colore e tessuto del giochino è ornata da una balza stampata a fiorami e porta sul davanti un grembiule che richiama gli stessi motivi del copricapo. Gruppo folk Sinnai. Presso alcune famiglie di Sinnai si conserva un diffuso patrimonio culturale, artistico e storico, di cui fanno parte antichi gioielli di famiglia, i sprendas, che sono custoditi gelosamente e vengono tramandati da madre in figlia. Le giovani donne indossano un velo bianco appuntato su una fascetta nera ricamata con fili d'oro, il giubbetto aderente al busto, le maniche lunghe fino al gomito. L'ampio grembiale sul davanti è imbroccato e ricopre tutto il lato anteriore della gonna, che presenta ampi piegoni e una balza imbroccato ricamata con preziosi fili. Gruppo folk San Rosa, Roda di Siurgus Donigala. È un piccolo comune costituito dall'unione dei due antichi villaggi Siurgus e Donigala. Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria sono custoditi i giganteschi ceri medievali che vengono mostrati per la solenne festa nel mese di settembre. Caratteristica di questo centro è la grande croce di pane che nel passato veniva realizzata per la festa dei Sbagadius, associazione culturale Gruppo Folk Sorgono. Sorgono è il maggiore centro della regione storica del Mandrolisai. L'abbigliamento tradizionale femminile si caratterizza per il particolare copricapo detto Sulionju, composto da una serie di fazzoletti sovrapposti. Il primo è di tela bianca sopra il quale viene posto il fazzoletto di seta operata di colore giallo dalle lunghe e sottili frange. Infine viene sistemata una benda di colore bianco lunga circa 130 cm, con alle estremità dei piccoli ricami. Associazione culturale turistica Prologo di Tiesi. Suo estire, l'abbigliamento tradizionale è caratterizzato dai numerosi richiami policromi a motivi floreali presenti nel copribusto di brocato bianco. Il sugoretto, il corpetto di velluto e decorano anche sa faldita il grembiule in raso. Sa estimenta, l'abbigliamento maschile in uso fino agli inizi del Novecento, tra gli altri elementi comprende Sazimar, il corpetto in orbace, in alcuni casi prevede anche su Gabbano, il cappotto d'orbace e sa Kinsolza, la cintura di cuoio rifinita con panno rosso del bordo. Associazione culturale Gruppo Folk Santuleu di Tiana. Nella ricostruzione del vestiario, la gonna ripropone il modello in velluto fintamente pieghettata, ad esclusione della parte anteriore rifinita con alcuni ricami e caratterizzata dall'ampia balsa in brocato, che copre quasi la metà del corpo. Il corpetto è imbroccato stampato a fiorami, bordato da nastri di seta, mentre il giacchino in velluto ha ampie bordature in brocato. Il capo delle donne è coperto principalmente dal fazzoletto intimetto di lana ricamata di forma quadrata e viene indossato a triangolo. Nel vestiario di gala o da sposa, il capo è coperto da un lungo velo in tulle. L'uomo indossa un giacchino in orbace e porta un'ampia cintura in pelle. Thank you.
popolari Pidobrana. Villa urbana è un certo vicolo di 2000 abitanti, adagiato su di una vallata dell'Alto Oristanese. Molto interessante il lavoro di recupero effettuato sull'abbigliamento femminile, accuratamente ricostruito sul modulo di quello indossato dalle massaie della fine dell'Ottocento, con la gonna confezionata con diversi tipi di stoffa, coperta anteriormente dall'ampio grembiule. Il corsetto imbroccato dorato nei differenti colori copre la camicia finemente ricamata. Sfuggì poi, la giacca in vaso nero completa la parte posteriore del vestiario. Il fazzoletto in seta bianca o colorata poggia sopra sudormanti, una cuffia fazzoletto che raccoglie i capelli. Infine il capo è coperto dall'ampio fazzoletto rettangolare scuro che viene fissato con alcune spille. Il ricco gruppo di cavalieri e armati è aperto da i minori. Quindi ragazzi e bambini sì. Poi e piccoli capi. Seguiranno il gruppo dei cavalieri coresi e i gruppi misti con i moresi. Thank you.
ancora sfidano i cavalieri di Borani e a seguire quelli di Seregheti.